amici! Ciao amici, io sono Jim e lei è Kata. Benvenuti in questo nuovo video che in realtà non so benissimo di cosa si tratta. Mi ha preso, mi ha detto boh, vieni con me che andiamo a fare una grigliata. E invece mi ha preparato le luci, la telecamera e mi ha parlato di questo tag boyfriend versus girlfriend. Che non so di cosa si tratta. Non ti preoccupare amore, ci penso io, comunque la grigliata verrà fatta, non ti preoccupare. So solo che c'è una punizione se sbaglio qualcosa. Allora, ci sono 30 domande alle quali noi dovremo rispondere. Domande su di noi, sulla nostra coppia. Presumo che dopo tutti questi anni insieme lui indovini tutte le risposte, però c'è sempre un però. Però. Quindi ogni risposta sbagliata, che sia mia o sua, ci arriverà in faccia schiaffetta. Che cazzo? Cos'è che arriverà in faccia? Schiaffetta! Schiaffetta fa male. Dosiamo le forze con schiaffetta. Schiaffetta è con noi da ormai un anno e mezzo. La nostra amica. Ci siamo affezionati, però è un po' malconcia. È un po' malconcia. Malconcia. Ah, grazie. Bene, bando alle ciance, schiaffetta, ti mettiamo qua in mezzo. Sì. E noi iniziamo il video. Quante domande sono? Sono 30 domande, è un tag che gira tantissimo sui social, su YouTube, sui vari blog. E cosa fai? Non lo fai? Lo facciamo anche noi allora, giusto? Ok? La prima domanda. Prima domanda. Dove ci siamo conosciuti? In un locale dove lavoravo. Sì. Come esatto. Dimenticarlo, 8 anni fa. 8 anni e 3 mesi fa per l'esattezza. Comunque no, sì. Non è la in un locale ci siamo conosciuti. Yes. Giusto? Beh, la prima ce la siamo cavata. Passiamo alla seconda domanda, che è: dove siamo andati al primo appuntamento? Beh, primo appuntamento. Diciamo che il primo appuntamento non c'è mai stato un vero primo appuntamento, perché il primo appuntamento, se così si può chiamare, quindi la prima uscita, mi ha portato fuori con una coppia di suoi amici. Ah, una cosa tranquilla. Per non farti imbarazzare. No, assolutamente no, ragazzi. Consiglio a tutti, il primo appuntamento con una ragazza, portatelo fuori in una uscita a quattro. Lei non si imbarazzerà assolutamente. Però sono passati 8 anni. Bella, effettivamente qualcosa ha funzionato. E tu come rispondi? Sì, è stato questo quel locale primo? Lì, in quello locale lì che ci ricordiamo tutti e due. Perché cioè, facevano? Un buon buffet. Col cotechino fantastico. Pure. C'era anche il pure. Pure. Terza domanda. Il pure. Qual è stata la tua prima impressione di me? Che questa è pazza. Sta fuori di melone. Perché? Perché sì. Perché no? La mia prima impressione è stata questi capelli neri fucsia come me, che avevo all'epoca. Questo quando ne avevo è pazzo. Tanti. È pazzo. Tra pazzi. Piccoli pazzini. Passiamo alla prossima domanda. Quando hai incontrato la mia famiglia? Io ho conosciuto sua mamma neanche un mese dopo che uscivamo insieme. E insieme i suoi, penso, una settimana dopo. Cavolo, sono indeciso tra due cose. Schiaffetta, no, penso che servirai qui. La prima volta? Sono venuto a casa a mangiare da te? Quanto tempo dopo? Questa è una domanda un po' stronza, perché io non mi ricordo se è veramente un mese dopo. Oh, se è vero, io ricordo tutto, lo sai. Quanto tempo dopo? Tac. 3 settimane dopo. 3 settimane dopo? Ma sei fuori di testa! No, è successo. Sì, ma schiaffetta, non negli occhi. Schiaffetta, dai, un po' più piano. Schiaffetta, mi è successo, penso, 2 mesi dopo, tre mesi dopo. Primavera? Boh, beh, in realtà non me lo ricordo benissimo. Schiaffetta anche a te, allora. No! Schiaffettina. Poco. Ok, così va bene. Prossima domanda. Ho qualche strana ossessione? I gatti? Tu dici? Leggermente? Un pelito i gatti, sì. Vorresti ma confermo. Sono se ossessionato dai gatti. È vero, è verissimo. Invece la tua ossessione è
Il cibo. Ragazzi, lui è ossessionato dal cibo. Pensate che da quanto è malato, quando io sono scalza, guarda i miei piedi e dice: oh mio Dio, quanto ci metterei sopra del pomodoro con i magnifici panzerotti. Da quanto sono malato, alla fine di questo video si mangerà un sacco, quindi... Esatto, è stata la scusa per riuscire a convincerla a scendere. Passiamo alla prossima. Da quanto tempo stiamo insieme? 8 anni e 3 mesi. 8 anni e 3 mesi, giusto? Abbiamo detto prima. A che domanda siamo arrivati? Numero 7. Via. Avete una tradizione? Tradizione, se si può chiamare, la nostra tradizione. Beh, siamo pieni di tradizioni. È vero. Che ci pensi. Ma la più grande tradizione è quella che dobbiamo tornare spesso in Thailandia, perché siamo innamorati della Thailandia. Ed è ormai una tradizione. È una tradizione che noi d'estate passiamo un mese in Asia, in Thailandia. Divertimento, un piacere e una tradizione. Per questo c'è la tradizione del giovedì, che è Pad Thai, la tradizione del lunedì, dobbiamo andare a mangiare la pizza. Sì, sì. Quindi sì, siamo abbastanza... tradizionalisti? Direi monotoni. Numero 8. Qual è stato il nostro primo viaggio in macchina? Ah, questo è bello. Primo viaggio. Primo viaggio, l'abbiamo... Viaggio. Non gita, ma viaggio. Io direi... Siamo stati a Rimini come primo viaggio. Rimini, Riccione... E Genova. E Cinque Terre. Un giro un po' strano. Abbiamo fatto i nomadi. Siamo andati su, giù, destra e sinistra. Tutto questo sì. Con lui con la mano rotta, quindi guidava sì. Con la mano a penzoloni. Sì. Erano i nostri unici giorni dove potevamo girare e abbiamo girato un sacco. Hai dimenticato bello. San Marino sì. E Milano Marittima. Sì. Abbiamo girato, cavolo, quel viaggio. È stato molto bello. Ci è piaciuto. Abbiamo mangiato la piadina con lo squacquerone. Squacquerone. Domanda numero 9. Qual è stata la prima cosa che hai notato di me? Cosa ho notato di te? In realtà l'hai detto. Beep. Io vado sul classico, gli occhi, amore. Sì, no, dai, sì, azzurri, azzurrissimi. Ok, domanda numero 10. Qual è il mio ristorante preferito? La pasta ti piace, quindi mediterranea. Cosa ti piace? Cucina, non ho capito la domanda. Rifacciamo la domanda. No. Qual è il mio ristorante preferito? Il tuo direi che è o un posto o Dario Cecchini. Ah, o una ristorante pizzeria. Inteso. Cosa? Cavolo, sì, anche per te secondo me ormai è diventato Dario Cecchini, che nominiamo, il nostro macellaio preferito, che ha anche dei ristoranti, si mangia fantasticamente la carne. Vegani, non ce ne vogliate, sorry. Però è una cosa squisita. In più lui è molto rispettoso con le sue bestiole, quindi è carne veramente fantastica. Pensate che io non mangiavo carne prima di andare a mangiare da lui. Viene la pubblicità. Domanda numero 11. Su quali argomenti litighiamo di più? La maggior parte sono stronzate, molte. Esatto. E quindi quali sarebbero questi argomenti? Qualsiasi cosa di poco... Stupido? Senza valore? Dici no. Litigate per i grossi valori? No. Quello zero. Per le stronzate. Tipo, stasera cosa mangiamo? Pizza o sushi? No, io voglio la pizza. No, io voglio il sushi. Litighiamo spesso anche per... magari siamo a mangiare la pizza... La pizza a mezzo metro, ecco. Resta l'ultima fetta. Litighiamo per chi se la deve mangiare. Ecco, cosa litighiamo più spesso per l'ultimo pezzo di cibo sì, che mi ruba sempre. È successo solo una volta, gli ho rubato un pezzettino di pizza, lui se l'è legata per anni. Ma poi me l'ha fatta pagare. Un'altra volta ho fatto finta di rubargli una patatina, eravamo in un ristorante bellissimo a Parigi. L'ho presa e poi gliel'ho subito ridata. No, no. Lui nel mezzo mangiata. Della cena non l'ho mangiata. Guarda che ti prendo mi staffetta, ha dato un bicchiere d'acqua in faccia, ragazzi. Per una patatina, immaginate, ecco perché litighiamo. Per il cibo litighiamo. Prossima domanda. Chi porta i pantaloni nella nostra relazione? Tu. E anch'io, però beh. Anche tu, quindi. Sì, diciamo che li portiamo entrambi, ogni tanto ci riscambiamo. Vi dico un piccolo segreto, un paio di volte Jim sotto i suoi jeans ha messo i miei pantacollant perché va freddo.
Quindi sì, li portiamo entrambi. Tredicesima domanda: se sto guardando la televisione, che cosa sto guardando? Lui, Desperate Housewives. Desperate Housewives. Questo periodo mi ha messo dentro a sta cosa, ma devo vedere come va a finire. Allora, e ci poi sono voluto un sacco di omicidi. Ci sono voluti anni, quindi io gli dicevo: dai, vediamoci insieme a Desperate Housewives. No, se è una muore serie una da persona femmina. Almeno a puntata non me lo guardo. E gli ho detto: guarda che già solo nel primo episodio una si spara in testa, ok, guardiamolo. Pregato! Quindi sì, siamo alla sesta stagione. C'è un cibo che non mi piace? Dai, questo è facile. Piselli. I piselli e la cipolla. Cavoli, ci conosciamo troppo bene. Non va bene. 8 anni. Cosa ordino da bere quando mangio fuori? Da bere? Quando mangiamo fuori. La birra. E una bottiglia d'acqua per sì, reidratarci. E questo anch'io, perché uguale. Sono uguali. È il mio best friend. Che numero ho di scarpe? E alle volte 38, alle volte 39. Da cosa dipende? Dove ci troviamo? La scarpa? È giusto anche da dove ci troviamo, perché lui porta il 43, 44. No! Se ci troviamo in Thailandia, 45. Era il 44, il 43 non l'ho mai portato. Ma magari. Schiaffetta, ma veramente non sai che numero. 44, 45, sì, ma il 43 volta, no, 43. Ma che, sì, quando ero bambino. Dai, cosa fai? Hai perso. Cavoli, sì. Era 44, 45, 46 in Asia. Un altro schiaffo, 45 in Asia. Dai, volevo farti sembrare un uomo grosso. Ok, questa l'ho cannata. Qual è il mio sandwich preferito? Il suo con il tonno. Pane e tonno, stop. È il suo con prosciutto, prosciutto maionese, funghi ti piacciono così. È... Come fai a saperlo? Perché mangi sempre. Non pensavo tu lo sapessi questo. Non ti faccio mai vedere che quante ci metto la maionese? Scopro. Il barattolo finisce, quindi da qualche parte arriva. A me non piace. Sì, non mi piace. Che talento ho? Cucinare. Cucinare? Sì, talento. È un talento? Ma qua sembra un po' paraculo, ragazzo. Beh dai, il tuo talento è rendermi felice. Un po' come il mio cucinare. Ma che carino. Adesso stiamo sinceri. No, è vero. Dai, no, renderti felice non è un talento. Amore, il tuo talento è montare video. Sì. Magnifico. Sì, bello. Per questo dobbiamo unire il mio talento della cucina col tuo talento di montare video. E infatti andate a vedere il canale di Spicicata. Anche la prossima domanda. Che cosa mangerei tutti i giorni se potessi? Patate. Mi era quasi sfuggito. Patate, stai sempre a mangiare patate. Carne rossa. Carne, sì. Pazzesco, carne e pizza. Carne e pizza. È dura, carne e pizza. Patate e Nutella. Non insieme, però patate e Nutella. Sì, siamo un po' ossessionati. Sì. Purtroppo non si può. Quali sono i miei cereali preferiti? Addirittura. Allora, io vi rispondo intanto io per prima. I suoi cereali preferiti sono di una marca molto famosa, con all'interno cereali, noci, nocciole e mandorle. Sì, che non fanno più. Ne è impazzito, ma non le fanno Spariti. Più. Quindi adesso non è più un cereale preferito perché non li abbiamo più mangiati no. Da quella volta. Quindi tu invece quelli con la fragola, quelli normali con la fragola. Frutti rossi. Frutti rossi, sì. Dai, sei arrivato vicino. Però ragazzi, quelli con le nocciole erano fenomenali. Qual è la mia musica preferita? Genere musicale. Ah, direi reggae. Reggae e Jim Morrison. No, tutto il resto. Jim Morrison. I Doors e Jim Morrison. Ma il mio genere preferito? È dura questa. Il rock? Dura. Il reggae? Bellissimo, non ho un genere preferito. E la musica classica? No, io adoro tutta l'opera. La musica. L'opera. Adoro tutta la musica. Allora questa era una domanda trabocchetto. 5 rosticini in più per me. No, per me, visto che non l'hai. Vedete che litighiamo di nuovo per il cibo? Lo so, ma lo so che ti piace tutto e niente.
Qual è la mia squadra preferita? Anche se non ti piace il calcio? A te ti piace la squadra dove gioca Beckham. Esatto. La sua squadra non gioca più, però quindi... No, sempre Beckham. Beh dai, adesso possiamo tifare anche dove gioca Neymar. Comunque, la sua squadra preferita è composta da una sola persona ed è Valentino Rossi. Non c'è squadra che tenga, cioè Valentino, quell'uomo li batte tutti. Lo amo. La nostra relazione potrebbe compromettersi se si infilasse Vale di mezzo. Di che colore sono i miei occhi? Non mi posso girare, infatti. E sono verdi tendenti alle volte quasi grigi, però sul verde. Quasi grigi sul verde, io li vedo nocciola. No, sono verdi. Guarda, nocciola. Verdi scuri. Verdi scuri? Cioè. Quindi posso mettere nella carta d'identità che gli occhi verdi? Tuo amore, che sono color Nutella. Ecco perché mi sono innamorata dei tuoi occhi all'istante. Sono color Nutella. Adesso fammi vedere i tuoi occhi. Adesso che colori sono? Sono castani? Cioè sono nocciola? Ha un verde misto... Giallo? Sì. Occhi di gatto. Fellini. È vero? Fagli vedere gli occhi. Guarda che roba strana. Che colore è? Ditemi che colore è. Chi sono i miei migliori amici? I pelosi. Se sono pelosi, sì. Se sono a quattro zampe, sono pelosi, sono tutti i miei migliori amici. Ne ho due in particolare nel cuore, più qualche altro molto vicino. E penso che la stessa risposta sia per lui, con una differenza. Solo i suoi pelosi. Io sono innamorata di tutti i pelosi, ovviamente più di lei, ma lui solo dei suoi pelosi. Quindi, i nostri best friend non parlano, miagolano o abbaiano. O canticchiano. C'è qualcosa che io faccio che tu vorresti che io non facessi? Irritarti per niente? Oppure inciampare sulle cose invisibili? Però mi diverte. Io vorrei che tu smettessi di scorreggiare tutte le notti sotto le coperte. Ma guarda che sei te che non te ne accorgi. No. Se tu magari ti svegli, senti puzza. Sono due, eh? Dai. Questo io vorrei che lui smettesse di fare o di imbronciarsi per qualunque cosa detta storta, perché il ragazzo qui è un po' permaloso. Permaloso io? Da dove vengo? Oh, qua è bella. Qui abbiamo un bellissimo esemplare di maschio italiano nato in Germania da famiglia pugliese, barba un po' irlandese, cappello English, è proprio un figo. È un crocoterrone! Crocoterrone! Tu sei una spacco bottiglia ammazzo famiglia. Viene dalla Serbia. Che coppia, eh? Penultima domanda. No, terz'ultima. Che torta mi prepareresti per il mio compleanno? Se fossi capace ti preparerei un bel brownie al cioccolato. Capite perché lo amo? Capite perché lo amo? Geniale. Uguale anche per te. Okay. Ragazzi, il segreto per un duraturo rapporto di coppia è avere sintonia sul cibo. Sì, se c'è quello, c'è tutto. È per quello che litighiamo, perché vogliamo le stesse cose. Pratico qualche sport. Di recente Jim pratica workout afro reggae beats. Di recente pure te, visto che mi ci hai messo tu in questa cosa. È fantastico, abbiamo iniziato questo corso online su YouTube. Vi metto qua il link dei video perché sono fantastici. Fateli, fateci vedere qualche video. Che mi incita a ballare e mi fa morire, ma è bellissimo. Quindi sì, siamo dei dancers. Che cosa potrei fare per ore? Dormire. Anche per giorni probabilmente. Mangiare. Sì, ininterrottamente. Sì, lo mangio fino a che non è ora di mangiare di nuovo, quindi. Ultima domanda. Se potessi vivere ovunque, dove andrei? Uguale come te. Thailandia. Thailandia, ragazzi. Thailandia ci ha rapiti. È stato un amore folgorante a prima vista. Da lontano 2009?
prima vacanza è stata novembre 2009 e Jim ha organizzato tutta la vacanza e mi ha portato su quest'isola fantastica in questo paese che si chiama Kata. C'era il Katapalm, il Katabeach, sì, il Katasi, il suo Kata. Fantastico. Le nostre 30 domande sono finite, abbiamo risposto a tutto. Ce ne siamo cavata? Sì, dai. Ero quasi preoccupato. Hai visto che alla fine vale la pena. Dai, siamo in tema San Valentino. Allora, perché non provate anche voi a casa con i vostri ragazzi, le vostre ragazze a fare questo gioco? Se non volete fare un video, fatelo una serata con tra di voi. Trovate una punizione che potrebbe essere uno sberletta, uno sciottino, del solletico, del peperoncino, quello che volete. È molto divertente e soprattutto fa capire del vostro ragazzo o della vostra ragazza che non è poi così sbadato come sembra. Si è ricordato della maionese? Io non gli faccio mai vedere che metto la maionese. E invece? Mi raccomando, noi ci siamo aperti con voi, quindi aprite anche voi. Iscrivetevi al nostro canale, mettete un sacco di like. E condividete. Se vi è piaciuto questo video, guardatevi anche gli altri video. Dai. Non siamo poi così male. Dai. Spicy.